Salve, a grande richiesta, Scardovello. Buone, buone pecore, adesso arriviamo, partiamo. Eccoci. Ecco. Ecco. Stare seduto. Seduto a pecora, non devi fare niente, devi morire. Non devi pensare, la meditazione. Devi spegnere il cervello, non vogliamo che tu pensi, pecora. Ecco, inspiro. Sì? Ricevo il principio vitale. Ricevi il principio vitale, pecora, mentre stai in prigione. Poi? E quindi sorrido, ciuto i muscoli del viso. Sorridi, pecora, che sei libera. Pecora, sorridi. Si distendono, sì? E si distendono i muscoli delle spalle, perché non... Ma si distendono anche le barre della cella, anche? Sono più arrabbiato col mondo. Ecco, non devi essere arrabbiata, pecora, devi essere morta. Prego. Quindi non sono arrabbiato, non devo trattenere la rabbia. Hai qui, nelle spalle, tranquillo. Ok. Ok. Sì? Ma mentre faccio questo, mentre mantengo la posizione verticalizzata, vado in verticale, sì? L'inspirazione diventa piena. Piena? Perché naturalmente... Buone. Cosa succede? Che il torace si apre un po'. Scardovelli? Scusi. Senta, scusi. Però me lo distrae così. Non... Quindi si pone fine alla tendenza delle spalle di proteggere il cuore. Sì? La ferita. Non c'è bisogno di proteggere niente. Quindi ragazzi, lo lascerei un po' così, questa posa un po' così, da guru, insomma, pecora, abbiamo perso il libretto di istruzioni. Stavo dicendo che questa mucca viene distratta con questi occhiali. Ah, questi occhiali? Sto guardando questo prato verde, no? Col cielo azzurro, senza scie chimiche, senza niente, tutto bellissimo. No? Mentre intanto la stanno proprio affettando viva, però non vede niente perché questi esperti sarebbero questi occhiali qua. La funzione dell'esperto è quello di dirti che va tutto bene mentre ti stanno affettando vivo. Siccome, diciamo, la pecora non ha la possibilità di cambiare il sistema, l'unica cosa che gli rimane è andare da questi esperti che le dicono che effettivamente hai ragione, pecora, non si può cambiare niente, però c'è una soluzione. Non pensarci. Grazie, grazie. Questa è la verità, c'è poco da... Però come siamo arrivati a questi esperti? Perché prima, diciamo, prima quando l'uomo viveva con un sistema molto più apertamente violento, diciamo, no? Prima c'erano il re, questi predatori, no? E le pecore, noi qua. Quindi lui veniva, insomma, e diceva, senti, tu devi darmi il 90% di quello che hai prodotto, pecora. Se hai qualcosa da obiettare, ti faccio vedere questa mia arma nuova che ho progettato per squartarti vivo. Dimmi cosa ne pensi a riguardo. La pecora, a quel punto, non avendo molta scelta, preferiva dare, diciamo così, il 90% di quello che aveva prodotto alle lucertole. Quindi però in questo tipo di sistema la pecora se ne accorgeva. Buone pecore, adesso... Parliamo di Scardovelli, però buono un attimo. Siccome in questo sistema, diciamo che la pecora se ne accorgeva che questo era un furto, i maestri hanno inventato un sistema nuovo. Hanno detto, ma non capite che se li mettiamo tutte insieme, se noi uniamo le forze delle pecore, possiamo avere un'ottimizzazione così di tempi e della produzione, insomma. Hanno inventato nel 1789 la Repubblica e l'hanno chiamato come libertà. Creiamo i stati, non più il re che andava e... così violentava e prendeva il furto così tranquillamente, così mettiamo in testa la pecora che è libera, così mi produce ancora di più. Mettendo però tutte queste pecore insieme, hanno scoperto che la ricchezza che producevano queste pecore insieme era enorme, e a quel punto si sono accorti di un problemino, diciamo, perché hanno visto che la pecora, poi accorgendosi che non c'era bisogno di lavorare tanto, poi tutto un tratto la pecora mi sarebbe diventata libera. E poi quando la pecora è libera vede il furto e capisce, mamma, perché devo lavorare, mi devo ammazzare. E quindi hanno inventato la disoccupazione, ragazzi. Quindi non fai lavorare la pecora. La pecora ha gambe, piedi, cervello e tutto, anche se non si direbbe oggi, non gli fai fare niente. Quindi è completamente nelle tue mani, completamente dipendente da te. E se prova, per esempio, a fare qualcosa, tu la blocchi.
la mette in carcere. Cioè, come se una cellula di un corpo umano a un certo punto decidesse, no? Dicesse, senti, io sono una cellula del cuore. Da adesso in poi non pulserò più per far funzionare il cuore, perché non c'è lavoro. E poi immaginiamo che in questo corpo ci siano queste cellule invece, che sono uguali a noi, però stanno diventando sempre più grosse. Sembrerebbe quasi un tumore, diciamo. Questi tumori stanno dicendo alle cellule, singole cellule, di non lavorare. Tu sei nel cervello, non devi lavorare. Cioè, creano una specie di Alzheimer proprio con la violenza. Quindi se tu provi a lavorare, per esempio, ad avere una tua terra e tutto, e a fare tutte le tue forze, non ti è possibile fare. Non puoi essere indipendente. Devi dipendere da me. Passiamo quindi, pecora, per la tua gioia, sentiamo. A divinizzarci. Divinizzati. Non abbiamo più bisogno di proteggerci. Vai. Perché non siamo più piccoli. Non siamo più piccoli, pecora. Non siamo più bambini piccoli. E nemmeno preadolescenti. E nemmeno adolescenti. Siamo pecora. Allora, il libretto di istruzioni, no? Come per esempio uno a un certo punto, che ne so, decide di comprare un libro sulla dieta, no? Perché ha capito che mangia male, quindi vuole risolvere, no? Come ci sono libri che ci aiutano, per esempio, nel corpo, allo stesso modo c'è anche un libro che serve per la parte morale, diciamo. Se tu non segui queste regole che sono scritte in questo libro, poi va a finire che vai qua e dai soldi al niente. Che ti dice di credere nel niente. Nel momento che impariamo a sederci. Ecco. Seduto devi stare, pecora. Sì, prego. Nel momento che impariamo a verticalizzarci, sì. Umanizzarci. Umanizzarci. E quanto costa questa cosa, Scardovello? Quindi, pecora, se tu non hai il tempo di leggere però questo libretto di istruzioni, e anzi ti hanno messo un libretto di istruzioni completamente sbagliato, e quindi per questo noi siamo completamente persi ora, perché stiamo leggendo un libretto di istruzioni per le iene, diciamo. Cioè, è come se tu hai aperto il libretto di istruzioni delle iene. Iene è l'animale, non il programma, pecora. Capito? Pecora buona. Quindi a noi ci mettono davanti il libretto di istruzioni per una iena. E infatti siamo diventati iene. Però davanti ai nostri occhi c'è il libretto di istruzioni, però ci hanno detto che di non toccarlo, che è un libraccio, non serve a niente, è inutile. Leggi questo. Quindi in un mondo dove tu sei comandato dalle iene, se anche tu diventi una iena, è ok, perché quando una pecora è zozza, come loro, non gli fa più effetto la zozzeria loro. Quando ti hanno fatto diventare anche a te zozzo, tu non puoi più parlare, non puoi più criticarli, questi pedofili e criminali. Noi siamo le pecore qua, no? Però alcune di queste pecore non si fanno problemi a essere stronze, no? E queste pecore si mettono in questi posti assegnati, no? Dove puoi fare l'esperto e puoi vivere un po' meglio di queste altre pecore che stanno qua sotto. E quindi accettano, vendono l'anima al diavolo e accettano di lavorare per loro, anche se il lavoro è chiaro che ti è stato assegnato. Tu devi distrarre i tuoi simili. Loro però, siccome non hanno coscienza, potresti benissimo, per esempio, dire no, preferisco morire di fame piuttosto che andare a prendere in giro i miei simili. Però molta gente, siccome non si fa tanti problemi piuttosto di fare soldi, lo prendono questa occupazione senza problemi. Quindi quello che fanno loro è creare questi posti di lavoro, quindi incitare per esempio a fare cose che vanno bene a loro. L'esempio classico è quello della foca che sta in circo, che sta in una gabbia. La foca sta in una gabbia come noi, e alla foca gli si dà da mangiare solo se fa quei salti, quel palleggiare, no? Tutte quelle cazzate là, no? Che la foca non vorrebbe fare, però se non lo fa, non mangia. Quindi allo stesso modo, loro hanno creato una gabbia dove tu puoi mangiare solo se fai quello che dicono loro. Ok? E se la foca si mette così a fare, così a spaccare queste barre qua di ferro per poter uscire, la foca viene
sto bloccato, non viene, diciamo così, incitata a fare una cosa del genere, diciamo, no? Ce la frusta. Allo stesso modo, le pecore nel sistema capiscono quando stanno facendo qualcosa che non va bene perché prendono la scossa, ok? O possono essere semplicemente eliminate se continuano. Quindi, per questo il sistema crea questo. Questo qua, questa situazione qua. E il problema è che noi abbiamo così questa illusione di essere liberi, però ogni volta che ne so, votiamo oppure cerchiamo di cambiare le cose, alla fine non funziona mai. Non funziona mai e non capiamo perché, no? Quello che secondo me è la cosa fondamentale qua è capire che noi ci troviamo in una gabbia. Non puoi risolvere niente se non capisci che tu sei in una gabbia. Cioè, se l'esperto qua, no? Quindi loro hanno inventato, quindi qui ho scritto psicoanalisi, loro hanno inventato la psicoanalisi perché, a differenza per esempio del vero libretto di istruzioni, no? Però siccome non si fanno soldi con questa roba, non puoi vendere questa conoscenza perché era gratis, però loro l'hanno fatto diventare una cosa stupida e antica e non più alla moda leggere questo libretto di istruzioni. Piuttosto devi venire dall'esperto che ti dice: tu stai trattenendo tutti questi istinti sessuali, invece li devi esprimere, pecora. La verità è che tu, pecora, non hai più tempo nemmeno di leggere il libretto di istruzioni, perché sei uno schiavo. Non ti abbiamo, tanto l'abbiamo tolto il tempo, perché potresti diventare pericolosa. Quindi, sì? Il sorriso è una naturale conseguenza. Sorridi, di inspirare, pecora. Certo. Verticalizzandosi. Verticalizza di pecora. Però diciamo che c'era un problema, cioè in questa seduta, in questa meditazione, siccome il giorno prima i partecipanti avevano mangiato un po' pesante, diciamo, no? E soprattutto, diciamo, come tipologia di piatti erano sul legumi, diciamo, più che altro. E tutto ad un tratto, diciamo, questa seduta di verticalizzazione si è trasformata. Avendo consapevolezza che prendiamo la vita dentro di noi. Cominciarono a... Con un retto sforzo. Un retto? Sforzo? Sì, si stanno sforzando, però purtroppo. E durante la ispirazione... Sì. Ci affidiamo completamente alla terra, ci abbandoniamo. La posizione rimane verticale ma lievemente più morbida. Poi durante la ispirazione di nuovo c'è un atto di verticalizzazione. Verticalizza di pecora! Una distensione delle vertebre cervicali. Ma pecora, ridete pure, ma perché ridi? Un allentamento del capo e del... sta buona la cosa. Capito, Scabodelli? Potresti fare altro. Che dice la gente che siamo liberi? Basta respirare e verticalizzarsi. E del mento? Sì? Menti? Ah, il mento è importante. Riprende il sorriso, la coscienza di prendere dentro la vita. E durante l'espirazione... c'è invece la coscienza che io sto lasciando andare, sì? Che non mi attacco a nulla. Mi affido, eh? E non mi attacco, non mi aggrappo. Non ti aggrappa. Non devo trattenere l'aria, non devo contrarre. Non devi trattenere l'aria, però. Cioè, glielo dici pure. Questo però l'ha fatto te, Scardone. Lascio andare, mi abbandono. No, ma non te devi lasciare andare, però. È immenso. Chi se lascia andare a tutti voi? In termini, sì? Neurologici significa passare dal sistema simpatico, simpatico? Dell'azione, sì? Più maschile, al sistema parasimpatico recettivo femminile. Sì? Cervello?
Ma chi ce l'ha il cervello? Quando respiriamo così, diventiamo nello stesso tempo un re. Re? Si verticalizza verso l'alto. No, no, scusa, regina, ha detto re. Un re, o così. Diventiamo nello stesso tempo un re. Un re. Si verticalizza verso l'alto e una regina. Un re e regina. Pegora, 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 sveglia, pegora, sta la pia per culo, pegora. C'è un'alternanza tra maschile e femminile. Tra simpatico e parasimpatico. Tra retta tensione e distensione. Tensione verso l'alto, verso gli ideali, verso le grandi cose. Fatality. Distensione, abbandono della tensione, ritorno alla terra, alle piccole cose quotidiane, nel qui ed ora, esattamente qui. Adesso. Ah, tipo questa cosa qua. Questo semplice atto dello stare seduti, della verticalizzazione. Ti sei verticalizzato abbastanza, pegora? Con gratitudine e dell'espiro piena distensione e abbandono e rilasciamento con il tempo. Spettacolare. È generativo di salute fisica, emotiva, mentale e spirituale. Nel momento che stiamo seduti così e respiriamo così, anche se siamo ancora pieni di contrazioni, contrazioni, pensieri tossici, però fa roba tossica, però mi sto disintossicando, vecchio inizio, si è bloccato, non ho messo pausa, e poi c'è un altro passaggio durante la espirazione. Noi stiamo lasciando andare senza attaccamento. Attenzione, ragazzi, qui stiamo. Che cosa? Tutto. Quindi anche gli attaccamenti al nostro passato, alle nostre abitudini. Pegora, ti stai liberando, pegora. Hai spento il cervello. I nostri pensieri. Spegni i pensieri. Ripetuti infinite volte. Pegora. Quindi non sono pensieri. Capito? Morto, pegora. Lasciamo andare le vecchie immagini. Vai, lascia di andare. Di noi stessi e degli altri. Sì. Lasciamo andare tutte le vecchie cose che non servono più. Vai, lascia di andare. Vai, pegora. Lo senti il cambiamento? Stiamo aprendo le finestre, le porte. Andate, le finestre del qua. Del passato. Anzi, respira più. Non è possibile. Se facciamo questo, stiamo diventando madri di noi stessi. Con questa fatality, insomma, t'ha steso e ha vinto, insomma.